ragazzi! Romy! Bella lei! Ok, proviamo a legarlo. Questo qua è il faggio che dobbiamo poi trapiantare in un punto dove può vivere. Sì. Ciao faggetto, andiamo poi a mettere in un posto migliore, perché qua sennò con i castagni non hai vita lunga. Ok, che hai detto? Che di qua non riesco ad andare in fondo, ma pare che qua potrei mettermi lì, lì sono al sicuro perché c'è lui che mi salva. Proviamo ancora un attimo di lì, perché se noi liberiamo già questo pezzo qua, ma sai che passo in avanti che facciamo? Perché lui è molto più leggero. Cioè, non è leggerissimo, però... Dobbiamo ancora fare questa prova. Andata? Sì. Tagliato? Ma quante ne sai? Abbiamo trovato questa soluzione, proviamo. Proviamo. Oh. Romina è l'unica che si ricorda come... È venuta una castagna, Romina. Davvero? Sì. In realtà non è che mi ricordo tanto bene. Provo a incastrarlo qua, non l'ho già fatto. Proviamo così. Praticamente, cosa facciamo? Allora, l'abbiamo messa lì, poi tu volevi farla passare dal cuore. Farla passare nel cuore. E poi giù al trattore. Nel cuore dove? Nella fessura che c'è lì sotto, quella lì. Così? Sì, e poi andiamo giù verso il trattore. Quindi questa la lancio giù? Sì. Secondo me sì, perché poi lei questa qua tira in giù e un po' lo spinge. È molto borderline, lo so, però è l'unica soluzione che abbiamo ora come ora, giusto? Sì. Ok, vediamo poi, vado giù al trattore. Tra l'altro notate che bello. I due Vagamondi Helios Tractor. E poi vediamo se abbiamo azzeccato qualcosa oppure no. Proviamo. Era l'unica soluzione che ci veniva in mente. Sì, tu mettiti dietro, va. L'ha mosso! Si è mosso! Si è mosso, fermiamoci, andiamo a controllare. Vai solo un po' più avanti, che è tesa. Sembra tutto a posto? Sì. Magari riesci già a tagliarlo? No. No, devi ancora muoverlo un po'? Sì. Ok. Proviamo. Andiamo. Stop! Stop! Ok, si è girato perfettamente. Sì. Così questo poi lo portiamo giù. E tra l'altro bene perché non si è neanche bloccata la corda. Sì, meno male. Si è proprio girato tutto come volevamo. Oh. Ok. Adesso... Vabbè, aspetta però. Fagli un... Aspetta. Adesso? Sì. Adesso io provo a vedere qua se riesco a tagliarlo. Tu però non riesci. Mettiti di qua. Eh no, non ancora. Di qua.
No. Di qua. Ma certo che ce la fai. Un piede qua. Ha un piede qua. Zuc. Com'è? Zuc. Ok, prova, tieni. Vediamo. Ci siamo? Ci siamo? Secondo me sì. E mo? Oh! Hai visto che Zuc funziona? Come facciamo per buttare giù quello? Così? Proprio così. Piano, che l'altro ti suvola addosso, Simo. Chi? Quello lì. Madò, ragazzi. No, fermati. Wow. Impresa titanica. Fate 5. Lo Zuc! Alla fine avevi ragione tu. Con lo Zuc. Adesso togli ancora questo qua. Ah, questo ormai ha occhi chiusi. Ok, è tutto giù. Non ci sembra vero. Ci siamo messi lì e l'abbiamo buttati giù tutti. Il ciliegio torna a casa. Mamma mia, che robe. Cioè, ma è proprio grosso. Il ciliegio torna a casa. Prossima volta che butti giù un ciliegio, Simo. Il ciliegio torna a casa perché già ci mancava. O ciliegio attorno a casa. Ci ha fatto sudare di quel tanto da quest'inverno su ciliegio. Ce l'ha messo un anno per portarlo giù. No, veramente, un incubo. Ce n'è ancora un pezzo, tra l'altro. Là giù sopra, per là, ce n'è ancora un pezzo dell'altro ciliegio, Simone. Me lo sogno anche di notte, sto ciliegio. Qua si fa sentire. No, siamo veramente... Siamo distrutti. E ora siamo pronti per andare all'evento. No, veramente. Enjoy, guys. Guardate, è carichissimo. Ora vi faccio vedere quanto è il tronco. Mettiti vicino, Romy. Guarda quanto è grande. Come ho fatto a metterlo? Non lo so neanch'io, sai. È grosso, Wow. Wow. Il bottino, il ciliegio interamente tornato a casa. Wow, è veramente tanta la linea da spaccare i prossimi giorni. Guardate che roba, incredibile. Guardate la mano. Yes! Ciao, sei arrivato adesso? No, lui non si è fatto vedere, ma ci ha dato una mano che... Cioè, psicologica. Chi è che ha portato giù i tronchi grossi? Ragazzi miei, se vorrei che voi foste qui in questo momento per essere, inebriati dal profumo di ciliegio che arriva. Marmellata di ciliegio. Ragazzi, è stato un lavorone, avete visto poco fa quante ne abbiamo fatta. Adesso, nei prossimi giorni, ci tocca spaccarla perché... Perché se no, se arriva la neve, non è più fattibile spostamenti col trattore. Il trattore lo ritiriamo, la macchina la portiamo su. Tra tutte le cose che abbiamo ancora lasciato su, c'è ancora del castagno. No, perché io non so quel giorno, tu mi impazzito. C'è ancora del castagno, che però va bene lasciarlo anche alle intemperie. Il castagno così perde il tannino. Quindi direi che togliamo ancora tutto sto ciliegio. Comunque io continuo a stare in maniche corte, sto da Dio. No, infatti fa caldissimo. Oggi giornata pazzesca, adesso Romy va a montare, io vado a cucinare e poi si va all'evento.
Che vabbè, voi guardate il video, l'evento è già passato quando ci guardate. Io sono agitatissima. E poi puoi andare tu al posto mio? Io volevo ancora tagliare i miei capelli oggi, rasarmi. Ciao, cioè dovevo tagliarteli io, per carità. Per carità. Ragazzi, oggi mi è venuta un'idea, non c'è la canzone del giorno, Ah. ma c'è il podcast del giorno, Sì. che Non lo è so. quello che stai ascoltando tu. Ah, di Richard Romagnoli. Fa tutti i podcast. Io ho iniziato solo Spotify. su Spotify, ho iniziato da poco a ascoltarli. E molto sull'energia, anche sul fatto che abbiamo sempre la mente molto impegnata, su come aumentare l'autostima, tutte queste cose qua. E ne ho già ascoltati due o tre, mi è piaciuto molto. E tra l'altro ha scritto anche dei libri, lui ha vissuto in India, quindi Ne sa? secondo me ne sa, mi piace, ha una voce molto bella e adesso ti faccio ascoltare il primo podcast. Ok. Quindi, Richard Romagnoli o Richard Romagnoli. È Ma italiano. italiano? Allora, Ricky. Ricky, per il suo Comunque qua, Romagnoli, con la Romagnoli barba, assomiglia con barbone. un po' Terzani in maniera un po' più fighetta, perché lui è un po' più tenuto, però può Ok. ricordare un po' Terzani. Con questo consiglio spettacolare, noi vi ringraziamo di averci seguito e vi ricordiamo una cosa? Importantissima, viva la montagna sempre. Ma soprattutto viva Cuneo! Da Tetto Cabane è tutto, a Cavo voi e la la linea, linea. ciao! Ciao amici, grazie. Per me è Richard. Non lo so, bello il nome Richard. Richard Virank. Sai chi era Richard Virank?